Benvenuti in questa nuova speed paint della settimana. Chiamiamola della settimana. Prima musica che ho scelto è proprio quella del tema del personaggio di cui andremo a disegnare. Il personaggio in questione si chiama Infinite. È un personaggio che a me piace molto. È di Sonic Forces, un gioco di Sonic che è uscito, intanto pubblico nel 2017. E praticamente niente, viene mostrato questo nuovo personaggio misterioso, la cui ancora adesso trama è molto nascosta, molto mistica, diciamo, non si sa molto di lui. Però fatto sta che ho deciso di prenderlo proprio per questa sua stranezza, proprio perché è bizzarro, tanto per spiegato per questo motivo. Perché ho scelto questa canzone? Beh, diciamo che ho scelto questa canzone perché comunque, a parte che è il suo tema, ma a parte ciò, cioè, diciamocelo, piace, dai, è bella, mi piace un botto il suo beat, la bassline, i suoi tratti più, che ne so, acustici e così via. Mi piace tantissimo, anche le parole, perché adesso la parola di questa canzone racconta un po', diciamo così, di Infinite stesso, di ciò che lui fa e di come si sente in confronto agli altri. Infinite utilizza questo rubino fantasma. È un rubino che, diciamo così, permette di creare delle repliche di determinate persone. Si pensa che Infinite sia uno sciacallo, per semplice fatto che, non lo so, però si pensa che sia uno sciacallo. Adesso non ne sono informato chissà quanto, però lasciamo stare. E niente, allora, a parte ciò, il fatto che è uno sciacallo gli permette comunque di essere molto agile. E dentro di sé Infinite si sente che c'è qualcosa che non va dentro di sé. Infatti, da un arcacin ci dice, in poche parole, che dopo che si è messo quella maschera, la sua maschera che lui indossa, che anche gli modifica la voce, dopo che si è messa questa maschera, lui finalmente non era più debole, ma era diventato più forte. E almeno era anche riuscito a ottenere la potenza. Diciamo così, aveva ottenuto il potere di fare in modo che tutti quanti potessero urlare davanti a sé, potessero aver paura. Infatti, citiamo una frase sua: sento odore di paura. Comunque, praticamente lui, dopo che si è messa questa maschera, si considera rinato. Eh sì, vabbè, in inglese, I was reborn, vabbè, eccetera. Diciamo che è conosciuto come il mercenario supremo. Comunque adesso parliamo del disegno un attimo, perché siamo qui per parlare del disegno, non del personaggio. Vabbè, anche un po' del personaggio, però parliamo un attimo del disegno. Il disegno praticamente, diciamo che adesso ho raffigurato Infinite, diciamo così, con questa sua posa molto naturale. Ho cercato di dargli una naturalezza nella posa, dove tende la sua mano, diciamo così, con una mano sorregge un rubino fantasma, mentre quell'altra, come potete vedere, è indietro, perché è un po', come posso dire, ha le gambe in avanti e il busto indietro. Una cosa che io vi consiglio, comunque, da tenere in mente, è che se voi muovete una parte del corpo, si muove tutto il corpo. Nel senso, se io muovo in avanti le gambe, a quel punto il torso, o il busto, va indietro con le spalle. E idem per esempio per la testa, ma la testa non va indietro, la testa va in avanti. Se vado avanti col ginocchio, il piede sarà indietro, non sarà in avanti. Così per rendere un po' la posa sempre. Questi qua sono trucchi per rendere la posa più naturale. Più naturale. Per esempio, se io muovo il bacino, si muovono le spalle, si muove la testa, si muovono le gambe, i piedi, eccetera, eccetera. Si muove tutto praticamente. E di solito sta uno in un verso, l'altro nell'altro e così via. Comunque, a parte questo, dato che a me piace Infinite vederlo soprattutto con questa luce viola, gli ho dato un po' questo, cosa dire, un po' questo rosa, un po' questo magenta, diciamo così, ho abbassato l'opacità e l'ho fatta sembrare comunque una luce. Volevo fare in modo che il rubino fantasma che lui stava tenendo in mano emanasse una luce. Infatti è la luce, non è proprio la luce principale, però è quella che si può vedere, per esempio, sulle sue gambe, sulla sua maschera, su parte comunque dei suoi, non so se si chiama, dei capelli, non so cosa siano. Per esempio lì si può vedere la luce, si riesce a vedere la luce che comunque va a riflettersi su queste superfici. Beh, detto questo, vi lascio con la canzone.